Grande pasta al burro. Ragazzi, volete sapere come si fa? Si fa così. Allora, ci siamo. Un classico della cucina del globo. Pasta al burro. Allora, rigatoni, pasta corta, perché a me piace la pasta corta. Saliamo l'acqua. Buttiamo la pasta. E ci siamo. Allora, io ho qua un paio di varianti. Allora, ho del burro che ho fatto alle erbe aromatiche, questo, è fatta con basilico e menta. Poi ho erbe aromatiche però secche, quindi timo, origano, alloro, questo profumo. Poi del burro normale di malga e del burro salato. Mettiamo un po' perché lo facciamo bello insaporito, bello appetitoso. Ok, allora chiaramente per ottenere i burri e le erbe si scioglie il burro a bagnomaria, poi dopo si decide di mettere dentro le spezie, le erbe che vogliamo, poi lo andiamo a montare con una frusta con il ghiaccio, deve diventare bello spumoso, poi lo facciamo con un bel cilindro con la carta trasparente, lo facciamo così e lo rotoliamo e lo lasciamo in frigorifero. Quando andiamo a fare la pasta al burro, il burro vuole sempre ghiacciato, ok? Ci siamo? Siamo in bolla? Siamo sul pezzo? Sempre. La pasta sta andando. Prepariamo subito la guarnizione. Ragazzi, ce lo facciamo qua. Allora, per prima cosa prendiamo del burro un po' morbido, un pennello largo e facciamo questa mossa. Andiamo proprio a imburrare tutto il piatto, così, perché la pasta al burro si fa così. Ok, bene, poi prendiamo del parmigiano, lo mettiamo così, un po' abbondante, prendiamo una piccola placchetta, voilà, così, meraviglia, cominciamo bene, guardate che meraviglia, che bello. Allora, la pasta al burro a me piace moltissimo, poi c'è modo e modo di farla, c'è chi la salta in padella col burro, c'è chi usa il burro chiarificato, poi non ci mettiamo del formaggio sopra perché il formaggio l'abbiamo messo sotto, ok? Ecco, poi se sopra vogliamo mettere un pochino di pepe ci sta, se vogliamo mettere un pochino di spezie ci stanno, ma siccome abbiamo già dei burri aromatizzati, meglio non farlo. Mettiamo magari solo un po' di pepe così. Taglio il burro. Ci siamo. Tagliamo un po' di questo. Questo è meno verde, quindi è quello fatto con le erbe secche. Lo mettiamo qua. Sempre burro ghiacciato, ok? Gli altri due burri ce li abbiamo qui, pronti. La pasta sta andando. Poi a me sinceramente piace con un bel po' di burro, un bel po' di formaggio, di parmigiano. Cioè è anche un piatto unico, pieno di sapori, pieno di profumi, il sapore delle malghe dove si fa il burro. Insomma è un piatto bello ricco, micificco, attenzione. Ragazzi, ci siamo, la pasta è pronta. Allora la metto qua, facciamo una cosa, metto subito un po' di burro di questo, bello congelato, lo metto qua, non andiamo sul fuoco, prendo un po' di burro di questo salato, ce l'ho, prendo la pasta, la metto dentro, così, testa finita. Poi cosa facciamo? Vado qua, ok, metto un goccio di acqua di cottura, così, poi andiamo a girare.
così aggiungo anche questo. Ok, ce l'abbiamo, uno di questi. Voilà. E adesso andiamo a montarlo, così. Andiamo a montarlo, che fa una bella schiumetta. Bene, ho fatto una bella cremina. Così. Wow. Ecco. Ok, ci siamo. Eccola qua. Come vedete, una bella cremina alle erbe. Guardate che bello. Come sempre, cari amici, questa è per voi e questa per me. Grande pasta al burro. Comunque, cari amici, la pasta al burro ha solo sempre grande perché. Non mi resta che dirvi solo buon appetito. E ci vogliamo mettere una spruzzatina di pepe? E vai con una spruzzatina di pepe, così. Buon appetito a tutti.